Bella a tutti, regà, eccoci qui, qui è Miro e siamo qui. Finalmente sono giorni che volevo cominciarla a fare questa cazzo di carriera, ma non ci sono riuscito per alcuni impegni personali, ma adesso ci siamo. Possiamo dare il via a questa carriera su Football Manager 2018 con, come potete ben vedere dal quadratino rosso qui, con il Cagliari. Purtroppo vi avviso che il gioco laggerà veramente tantissimo, quindi ho messo la grafica 2D per quanto riguarda le partite, spero che non laghi almeno il 2D e io direi di cominciare subito. Aspetta, aspettate, prima andiamo su impostazioni avanzate e mettiamo, dato che comunque useremo soltanto il campionato italiano e abiliteremo però comunque Serie A, Serie B e Lega Pro, perché comunque Lega Pro, scusate, Serie C. Comunque, secondo me, abilitate tutte e tre già che ci stiamo, giusto per rendere un po' più realistica questa carriera. Premetto che non ci sarà la facecam, ma semplicemente perché peserebbe troppo poi il file in primo e secondo lagherebbe veramente tantissimo. Quindi io direi di andare a rimuovere tutti questi campionati, perfetto, e rimettere dalla serie C in su. Per il resto mi sembra tutto alquanto giusto, mettiamo database grande e direi di iniziare la partita. Hai selezionato tre campionati da una nazione con database grande, il gioco inizierà in Italia nel luglio 2017, perfetto. Adesso io vi salterò questa parte, quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, ragazzi, sulla schermata dell'allenatore. Ho scelto come allenatore in tuta, ovvero come attestazione allenatore, ho scelto il patentino a nazionale, giusto per rendere magari le cose leggermente più veritiere. Mentre sull'allenatore tattico ho deciso di mettere giocatore professionista, livello locale, giusto per essere così fighi, ma non così fighi, diciamo. Andiamo su conferma ed eccoci qua. Eccoci qua. Intanto vediamo già che la prossima partita è contro il Reichenau e salviamo ovviamente la partita come carriera Cagliari. Non so perché abbia scritto così, ma vi giuro ho scritto Carriera Cagliari. Carriera Cagliari. Purtroppo lagga anche la tastiera, ragazzi. Ok. Salviamo. Per salvare. Comunque è una cosa importante. Perfetto. Ed andiamo subito a vedere le nostre email. Tommaso Giulini, il presidente, mi dà il benvenuto al Cagliari. Partecipiamo all'incontro. Ok. Direi di conoscere abbastanza decentemente la storia del Cagliari. Non ci sono filosofie principali. No, non voglio. Non voglio una conferenza stampa. Ok. Vabbè, parliamo anche con Fini. Grande Michele. No, so già tutto. Non voglio un rapporto della squadra. Non voglio un incontro con il resto dello staff. Voglio assolutamente le amichevoli le giochi tu. Le istruzioni sugli avversari, vabbè, me le dai tu. Le conferenze stampa le faccio io. Riserva ai giovanili. Lascio tutto nelle tue. No. Lasciamo Kanzi.
discorsi alla squadra, no, l'allenamento, ragazzi, dovete sapere che io con l'allenamento non sono assolutamente capace, quindi lascerò gestire tutto a lui. Tutte le squadre le gestisci tu, bravissimo. E perfetto, il resto posso farlo tranquillamente io. Ok. La riunione è conclusa. Aggiornamento da... No, ho cliccato là. Maledizione. Aggiornamento trasferimenti del Cagliari. Penso di conoscerli abbastanza. Vabbè, tutti questi proprio neanche me li ricordavo. Comunque sappiamo ovviamente che Castan è in prestito dalla Roma, Pauletti è in prestito dal Napoli, mentre Melchiorri e Colombatto sappiamo tutti che sono in prestito in Serie B. Ed è bello vedere che in realtà Han è ancora con noi, quindi è abbastanza aggiornato. Ok, certi giocatori non sapevo veramente l'esistenza. Bryukov, non avevo la minima idea che un giocatore come Bryukov fosse al Cagliari, cioè non conoscevo proprio Bryukov, però vabbè, dettagli. Abbiamo la disponibilità per una disponibilità per acquisto giocatori praticamente extracomunitari e possiamo prenderne due, altri due giocatori extracomunitari. Uno dei nuovi giocatori extracomunitari ingaggiati sarà assegnabile per lo slot per giocatori non EU se ha almeno 5 presenze con la sua nazionale in carriera. Ok. Aggiornamento infortuni del Cagliari. Abbiamo Rafael. È un problema. Questo è veramente un problema se Rafael starà fuori 3-4 mesi. Mentre c'è Andreolli, che è un infortunio al tendine di Achille. Forma fisica, completa mancanza ritmo partita, non è un problema. Però ciò significa che dovremo intervenire nel mercato per quanto riguarda un secondo portiere. Responsabilità al Cagliari. Va benissimo così, aspettate. Assunzione personale Giulini, trasferimenti io e rinnovi io. Gestione discorsi alla squadra e istruzioni sugli avversari io. Conferenze stampa io. Squadra Fini, esatto. Sì, mi rifiuto di contare la stampa e io andrei subito a vedere la rosa, anche se la conosco comunque. Vediamo che intanto c'è un ricercato su Cepitelli che non mi piace tantissimo. Ricercato dall'Udinese Spal e Sassuolo, mentre De Sena cercato dalla Spal. Addirittura Giannetti ricerca. Chi è il malato di mente che cerca Giannetti? Dall'Atalanta. Attenzione, qui Duda potrebbe crearmi dei dissing. Comunque andremo ad intervenire sul mercato, diciamo rispettando quelle che sono effettivamente le mancanze anche nella realtà, ovvero manca un vice Cicarini, mancano degli esterni decenti, quindi andremo principalmente ad intervenire in quelle zone di campo. Intanto potete ben vedere quello che sarà il mio modulo. Io userò un 4-3-3. Ero indeciso tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3, però preferisco il 4-3-3, onestamente mi piace di più. Ovviamente per fare un 4-3-3 decente dovremmo andare a prendere non tanto un terzino sinistro, perché comunque abbiamo Miang o Mianghe, dir si voglia, che può andare anche abbastanza bene, magari un sostituto. Ma per quanto riguarda il terzino destro, non essendocene uno di ruolo, quindi dovremmo andare a prendere quello. Intanto facciamo scelta veloce e vediamo come Football Manager assegnerà. Ok, quel Joao Pedro lì non mi piace per niente. Forse credo dovrò avanzare un tantinello il centrocampo, e infatti alzerò il centrocampo. Ah, ha messo Ligo Giannis. Ok. Allora, intanto io direi a Pavoletti di essere
Il fulcro del gioco no, cioè sì, sarebbe il ruolo migliore per lui, però dovrebbe essere un uomo d'area lui. Però diamo a Cesare quel che è di Cesare, facciamo essere Pavoletti un fulcro del gioco. João Pedro come seconda punta non ci sta, più che altro un trequartista magari, quindi non so se adottare effetti, ma sì dai, facciamo un 4-3-1-2. Intanto sistemiamo qua le cose. João Pedro, un regista avanzato, esatto, assolutamente regista avanzato. Mentre Sau, falso 9, sì. E alla fine è quello che ricopre lui. Poi, per quanto riguarda Ionita, Cigarini e De Sena, perché non c'è Barella? Ho pensato, perché non c'è Barella? Via, via, subito. Entra dentro, Nicolò. Entra dentro, assolutamente. Allora, Barella mezzala. Assolutamente. Supporto. Ionita in contrista. No, non ha il pallino verde su incontrista, Ionita? Ma stiamo scherzando? Bah, vabbè. Mettiamo supporto. Non volevo cliccare sul nome di Cigarini. Ok, immaginavo. Mentre Cigarini, assolutamente regista. Non c'è neanche da starci tanto a discutere. Anche se abbiamo già comunque Joao, magari supporto o no, magari un regista arretrato. Un regista arretrato, sì. Poi a sinistra Lico Giannis, che mi potrebbe anche andare bene, quindi diciamo che sulla sinistra possiamo tenerci questi due. Anche se andiamo a vedere un po' le statistiche di Lico Giannis. Pensavo facesse più schifo, onestamente. Non è malaccio, ma neanche eccellente. È un buon terzino, quindi io direi che sarà lui il titolare in Mianghe, la sua riserva. Mentre per quanto riguarda a destra, Fagò e Pisacane non mi convincono assolutamente per niente. Sarà brutto giocare con questo modulo perché comunque non avremo gli esterni veri e propri, avremo delle mezzale. Quindi Fagò sarà avulso praticamente da questo modulo, però è uno dei moduli con cui il Cagliari, come potete vedere, ha più familiarità e secondo me è uno dei moduli migliori in generale, cioè perlomeno a me è uno di quelli che piace di più. Poi io andrei anche a dare le istruzioni di squadra, ritmo di gioco normale, perdita di tempo, se può levare, perdita tempo, a me è stato il cazzo. No, va bene. Linea difensiva. Perché lagga così tanto il gioco? Prima di tutto, disposizione in campo. Ah sì, flessibile. Però controllo. Io gioco sempre con controllo. E infatti di rado, ok. Pressing talvolta. Assolutamente impedire i passaggi corti del portiere. Non facciamo tackle azzardati, assolutamente. Stile dei passaggi misto. Dobbiamo assolutamente giocare palla negli spazi e partire palla a terra dalla difesa, che è quello che fa il Cagliari. Quindi, poi, qua dobbiamo cercare l'imbucata, assolutamente, e cercare di portare il pallone in area. I cross devono essere misti. Dobbiamo assolutamente dribblare il meno possibile perché non abbiamo giocatori a parte Sau che possono farlo e diamo libertà di movimento. Sì, dai. Ok, queste sono le mie istruzioni per la squadra. Adesso, ragazzi, andiamo a fare un pochino, poco poco, perché poi lo faremo meglio nel secondo episodio, un po' di calciomercato. E come nome per un vice Cigarini
Non è che ce l'abbia un nome adesso che mi viene in mente per un vice Cicarini, ma io vorrei andare a controllare prima un terzino destro. Un terzino destro del Sassuolo, che a me piace veramente tantissimo, ed è Ajan Pong. Si scrive così, Ajan Pong, vero? Allora, andiamo a cercare il Sassuolo. Eccolo qui, giocatori, prima squadra. Ah, l'ho scritto male. Ajan Pong, che è ricercato da Lecce Pisa e Ferral Pisalò. Intanto, vediamo qual è il prezzo di Ajan Pong. Viene valutato 2,5 milioni. Perfetto, io non so quanti soldi abbiamo effettivamente. Comunque, proviamo a fare un'offerta per Ajan Pong. Io direi di partire con 1,5 milioni più delle rate annuali, facciamo 3 rate annuali, che complessivamente andrebbero a dare al Sassuolo altri 2,5 milioni. Quindi io direi sì. Proponiamo i termini, vediamo se il Sassuolo ci potrebbe stare. Cosa? Voi siete matti! Ma voi state fuori de capoccia, 41 milioni! Tra l'altro noi abbiamo un budget trasferimenti di solo 2 milioni, che è veramente pochissimo. No, allora provo a chiedere il prestito. Vai, chiedo questo, proponi i termini. Ok. Sì. Non li sto tanto a guardare le clausole per i prestiti perché... Ma 41 milioni per Ajan Pong a me sembrano veramente eccessivi. Cioè, dai cazzo, cioè 41 milioni. Questo è il brutto di Football Manager, le controfferte sono un qualcosa di assurdo. Avevo intenzione anche di fare un'offerta per Widmer, perché per chi non lo sapesse è un giocatore che io amo alla follia, però costa troppo perché costa quasi 10 milioni, ma soprattutto è infortunato e starà fuori 2-3 mesi, quindi meno male allora che è infortunato. Cioè, meno male che costa troppo. Perché io onestamente, matto come so, ce li avrei spesi. Ce li avrei veramente spesi. Ma adesso che mi viene in mente, io avevo fatto una promessa ad un mio amico. Tra l'altro, seguitelo su Instagram, si chiama Il Pordenonese. E avevo promesso, dato che lui pubblica sempre la foto di un giocatore del Pordenone, e io gli avevo detto, ma dato che lo vedo sempre, gli ho chiesto, ma in che ruolo gioca questo qua? Lui mi ha detto che giocava a centrocampo, che era un centrale. E io ho detto, cazzo, allora ho trovato il vice Cicarini. E gli avevo detto che quando avrei fatto la carriera su Football Manager con il Cagliari, lo sarei andato a prendere. Quindi io direi di andarlo a cercare subito. Alla Lucchese, sotto contratto con la Lucchese, ma da quando? Da quest'anno, quindi non verrà mai. Non verrà mai. Proviamoci. Costa anche poco. Fa schifo, perché fa schifo. Però comunque, giusto per avere un vice Cicarini, io direi un'offerta vale 115 milioni. Cioè, se 115 milioni, 115 mila euro. Proviamo un'offerta di 100 mila. Vogliono 550 mila. No. Te ne do 250, ti lascio la percentuale di guadagno, però più alto assolutamente no.
ritengono inaccettabile addirittura. E vabbè. Non ci prenderemo Buratto. Però, pensando al fatto che noi abbiamo bisogno di un portiere, potremmo prendere Perilli, che non ha assolutamente fatto male in quelle volte in cui ho avuto l'occasione di vederlo, ovvero contro di noi e contro l'Inter. Come offerto di contratto? Ah, non compariva il coso per fa... Ah, beh, doveva andare su trasferimenti, giustamente, sono un coglione. Vale 165.000. Io direi di alzare un po' la posta in gioco e di offrire un massimo di 250.000 anche per lui. Anche loro mi chiedono mezzo milione per Perilli. Ma mezzo milione è troppo, però. Per carità, delle buone statistiche, ma mezzo milione mi sembra veramente troppo. Vediamo se abbiamo dei giocatori da scambiare. Deiola, assolutamente Deiola, voglio dargli lui. Allora lo mettiamo sulla lista cedibili. Fa veramente schifo Deiola. Per carità, sa fa una cifra dei ruoli qua, però fa veramente schifo. Quindi aggiungi alla lista cedibili. Vendi per il prezzo richiesto, io direi 1.250.000 euro. Ok. Lista dei cedibili. Quindi ritorniamo alla pagina del Pordenone e proviamo a fare quest'ultima offerta per Perilli. Vediamo un po'. Gli offriamo Deiola. So che non ha senso poi come scambio, perché un portiere per un centrocampista non ha veramente nessun senso. Però io gli offro. Anzi, non gli offro assolutamente niente, 0 euro, ma gli offro direttamente lo scambio con Deiola. Ok, a me mi riporta qua. Io come faccio a dargli Deiola? Guarda, gli darei Deiola e Giannini. Vabbè, non me lo fa fare. Non capisco il perché. Allora, andiamo di nuovo sui 250.000. Offerte aggiuntive. Vediamo. Facciamo così. 150.000 subito. E altri 150.000 a rate. Vediamo qua. Mettiamolo direttamente così. Ok. Vediamo se il Pordenone accetterà. No, tesoro, te stai allargando. Ok, te do 200.000 subito, ma te poi te ne prendi solo 100.000 a rate. Il problema è che non si siano fatti concreti passi in avanti nella trattativa. La dirigenza non ha quindi intenzione di dare risposta in tempi brevi sull'offerta per Simone Perini.
Ok, io te la faccio, poi ci dite se accettarla. Presentiamo l'offerta. Ragazzi, con questo primo video di introduzione barra calciomercato e tattiche del Cagliari finisce il primo video sulla carriera. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, magari consigliatemi qualche giocatore o qualcosa che pensate sia necessario che io sappia. E niente, detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.